c'è stato un errore da parte mia, nel senso che ci eravamo detti appunto di evitare queste situazioni di calcio piazzato dove loro sono pericolosi perché molto strutturati. Io purtroppo ho visto Pedro che era stato saltato dal terzino e purtroppo invece di temporeggiare ho cercato di intervenire sulla palla e purtroppo da lì è scaturito questo fallo che poi ha portato alla punizione del loro gol. Ecco, quindi sicuramente c'è stato un errore e l'avevamo anche preparato e purtroppo è andata così. E niente, purtroppo c'è stato questo loro gol. La reazione del mister l'hai vista? L'hai rivista poi? Sicuramente no, non l'ho rivista, però è chiaramente dettata dal fatto appunto che era stata preparata questa situazione e quindi avrei dovuto fare un po' più di attenzione. Ecco. Sicuramente il periodo è negativo, questo è senza ombra di dubbio giusto. Dal punto di vista personale sicuramente posso fare molto di più e ne sono consapevole. E io non penso che sia una questione di compiti perché, insomma, le cose che proviamo, a parte qualcosa che può variare, diciamo che stiamo cercando di migliorarci e di capire come poter affrontare poi tutte le squadre di volta in volta. Però i compiti più o meno sono sempre stati gli stessi, ecco, a parte qualche piccola variante. E non so se può dipendere da una condizione fisica o da altri fattori, sta di fatto che il periodo in questo momento non è affatto positivo e devo cercare di migliorare tramite l'allenamento sia la condizione fisica che poi anche trovare delle soluzioni dal punto di vista sia offensivo che difensivo che siano migliori, ecco, per aiutare la squadra in qualche modo. Io quello che posso dirti è che noi non siamo soddisfatti in questo momento perché chiaramente per la nostra partenza pensavamo di poter fare qualcosa in più e penso che in queste ultime partite non abbiamo reso come ci aspettavamo e quindi questo è chiaro che ci delude. Tu stai dicendo appunto che forse questa è la classifica giusta per noi, ma io penso che dobbiamo cercare di migliorarci e di migliorarla, ecco, quindi lavoriamo in settimana appunto per invertire questa rotta negativa. Non so, sinceramente, visto anche le squadre affrontate nella prima parte di girone, è chiaro che potevamo veramente avere qualche punto in più e parlare di altro, ecco. Quindi, purtroppo, in queste ultime partite, forse appunto il fatto di trovare squadre che hanno provato a giocare meno, mettiamola così, dal punto di vista tecnico, ci ha un po' condizionato e ci ha cambiato un po' il modo di giocare. Ecco. Quindi mi auguro che si possa ripartire con questo girone di ritorno come abbiamo iniziato il primo.